Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di Google Nexus 6P prodotto da Huawei per la recensione completa. Prima di cominciare vi lascio un bel pollice in su per il video, condividerlo e iscrivervi in tanti al canale YouTube di Esperienza Mobile. Allora, terminale già acceso, non ho fatto l'unboxing, ma nella confezione trovate il solito alimentatore da 3A con uscita Type-C, quindi cavetto Type-C per la ricarica, ma fortunatamente al contrario del Nexus 5X abbiamo anche il cavetto USB tradizionale Type-C, quindi due cavetti fortunatamente e basta. Abbiamo tre versioni, 32, 64, 128 GB, ve lo mostro velocemente. Allora, sul lato sinistro abbiamo lo slot per la SIM in formato nano, parte alta, ingresso per le cuffie. Lato destro abbiamo l'accensione e spegnimento blocco sblocco, molto bello il tasto zigrinato, e il bilanciere del volume nella parte centrale. Come sempre io preferisco avere in basso il tasto d'accensione e in alto il bilanciere, ma continuano a invertirli. E qua in basso abbiamo l'ingresso Type-C. Qua davanti abbiamo il microfono e la cassa è stereo, vedete il suono esce quindi sia da qua che da qua. Fotocamera anteriore da 8 megapixel, posteriore da 12 megapixel con stabilizzatore diciamo software, quindi non ottico. Doppio flash LED, secondo microfono, qua abbiamo il sensore per le impronte digitali, logo Nexus e qua il logo Huawei. Parte in alto qua in vetro, veramente molto molto bello, il vetro anche leggermente curvato. È costruito interamente in alluminio, devo dire che come costruzione veramente un passo in avanti rispetto a tutti i vecchi Nexus. Veramente ben costruito, mi ha da subito colpito anche per il design molto bello. In foto non mi piaceva molto questa sporgenza qua in alto della fotocamera, invece devo dire che dal vivo non è così vistosa e la ritengo anche molto molto elegante. Ok, parliamo di dimensioni: 15.9 cm di altezza, 7.8 di larghezza, uno spessore di 7.3 mm per 178 grammi di peso. Non sembra così pesante, in mano si tiene bene, in tasca non dà problemi, è leggermente più alto del Nexus 6 addirittura, però è più stretto, più sottile, quindi in mano decisamente la sensazione è migliore, anche per il touch and feel veramente notevole. Il display è un 5.7 pollici AMOLED Quad HD con una densità quindi veramente altissima, superiore ai 500 pixel per pollice. Per quanto riguarda il processore abbiamo lo Snapdragon 810, tanto criticato quest'anno per il surriscaldamento, che però su questo telefono non avviene in maniera eccessiva, anzi diciamo assolutamente in media, con GPU Adreno 430, 3 GB di RAM, ho detto 32, 64, 128 GB di memoria, e batteria non removibile da 3450 mAh. Ok, queste sono le specifiche principali. Parliamo subito del software. Ovviamente abbiamo Android in versione stock, qua abbiamo i soliti toggle rapidi. Andiamo nelle impostazioni e vediamo subito le info sul telefono. Android 6.0 Marshmallow, ovviamente. Diciamo che il software è identico a quello del 5X che abbiamo visto una settimana circa fa, o poco di più. La fluidità qua è addirittura superiore, già quello è a un livello veramente notevole, qua addirittura mi sembra superiore, mai impuntamenti, mai lag, nonostante un utilizzo molto intenso, anche a fine giornata, insomma, veramente ben ottimizzato, l'hardware di tutto rispetto, quindi nessun tipo di problema da questo punto di vista. Ok, parliamo come sempre di connettività, anche qua LTE, tutto prende molto bene, nessun tipo di problema anche col GPS, quindi non mi dilungo oltre. Fotocamera 12 megapixel, abbiamo detto, devo dire che abbiamo fatto un passo in avanti rispetto ai vecchi Nexus, un po' meglio anche del Nexus 5X che già era discreto. Abbiamo le solite funzioni, panoramica, photosphere, sfocatura, obiettivo, eccetera, eccetera. Video, scusatemi, che possono essere girati fino a 4K. Abbiamo video anche in 120 fps, in slow motion, HDR+ per le foto, insomma di tutto e di più. Insomma, le funzioni base ci sono, non abbiamo sicuramente tutte le impostazioni che abbiamo su una interfaccia personalizzata, una touch, eccetera, però quelle che ci sono fatte bene, funzionano, anche molto semplice arrivarci, molto intuitivo. Questa è la foto che ho appena fatto, molto buona, fluidità in galleria assurda, come vedete, segue il touch, è reattivissimo, segue il dito in maniera impressionante.
Queste sono altre foto che ho fatto, purtroppo non ho fatto le solite, cioè le ho fatte, ma in realtà mi sono dimenticato di. Le ho copiate, per sbaglio ho fatto un taglia. Questa è una foto che ho fatto pure con il vetro della macchina davanti, e nonostante questo devo dire che è venuta veramente molto molto bene. Quindi in condizioni di buona luce non ho da dire, queste sono fatte, foto fatte con poca luce, e nonostante questo c'è un po' di rumore video, ma meno di quello che mi sarei aspettato, quindi. Bene anche dal punto di vista foto, assolutamente. Andiamo a vedere un attimo a parlare del display, quindi andiamo in galleria. Scusate un attimo. Ah, vi dico che il telefono mi è stato prestato, quindi ho cercato di lasciare per questi 3 giorni che ho provato tutto nel modo più diciamo rispettoso di quello che era la disposizione del mio amico. Vabbè, usiamo questo video qua, ce lo facciamo andare bene per oggi. Mettiamo in landscape. Allora, diciamo subito che è un AMOLED, quindi ottimi gli angoli di visione. La luminosità massima è buona, diciamo che non è magari ai livelli del migliore Super AMOLED sul mercato, ma è comunque molto buono come display. Colori leggermente saturi, si possono andare comunque a modificare, quindi in ogni caso mi sento di. Boh. Lo preferisco indubbiamente al display del Nexus 6, quindi anche qua un passo in avanti c'è stato. E è un display che colpisce sicuramente. La riproduzione, ovviamente, del filmato è fluidissima, ci mancherebbe altro con questo hardware. Usciamo. Solito discorso per le foto, per i colori, quindi un po' sparati tutti questi colori. I neri sono assoluti e i bianchi sono buoni, anche i bianchi sono, se la cavano decisamente bene. I neri molto buoni. Benissimo, l'assoluta rimane ottima. Parliamo di giochi e benchmark, ho provato i soliti giochi come Real Racing, faccio vedere qua in basso, e girano senza alcun tipo di problema, ripeto che non scaldano tantissimo, un pochino come sempre nella parte qua in alto, ma nulla di drammatico. Ah, non ho ancora parlato del sensore di impronte, ma funziona in maniera eccellente. Già sul 5X era ottima, qua siamo su quei livelli, quindi ovviamente non sbaglia un colpo. E come benchmark anche abbiamo punteggi veramente altissimi che arrivano sui 60.000 abbondanti senza problemi. Ok, andiamo a vedere il browser, usiamo quello di serie, quindi Chrome. Andiamo sul Corriere della Sera, tanto per cambiare. Mettiamo in versione desktop. Scusate qua se sfarfallo un po', ma sapete che sugli AMOLED purtroppo a volte capita. Vediamo se alza la luminosità o se la abbassa. Boh, diciamo così. In ogni caso, vedete come la fluidità sia veramente notevole. Cioè, poi sono veramente colpito da come il pinch, il touch sia veramente reattivo e segua alla perfezione le dita. Notevole veramente da questo punto di vista. Ok. Non ho parlato delle casse, andiamo velocemente a sentire una canzone, la solita canzone di test. Raccolta, brani. Ecco, sono tutti misti adesso. Casse stereo frontali. Cosa dire? Indubbiamente il volume è molto buono, ottima la posizione delle casse, quindi anche l'esperienza proprio di gioco multimediale, riproduzione della musica, video è eccellente, buono il volume e anche buona la qualità. Siamo alla conclusione, batteria 3450 mAh, diciamo che si fa circa 3,5 4 di schermo attivo, poi dipende molto dall'utilizzo, come sempre, da quanto lo tenete in stand-by, da quanto lo utilizzate, da quante mail in push avete, diciamo che comunque
col solito utilizzo sono arrivato a fine giornata, diciamo a cena, poco dopo cena, senza grossi problemi. Ovviamente, come sempre, se si gioca molto dura un po' di meno, se si fa solo chiamate e messaggi, si fanno anche un giorno e mezzo. Bene, prezzo altino, ormai siamo già sui 600 euro, 600, sì, 620 euro circa, di listino siamo sui 650, 700 in base poi alla versione che andiate a comprare. Sicuramente non è proprio un prezzo abbordabile per tutti, però è da dire che è in linea con tutti gli altri top di gamma, i Nexus, diciamo che per colpa tra virgolette del Nexus 5 in molti credono che i Nexus debbano costare poco, ma in realtà a parte quello, se ci pensate, tutti gli altri Nexus hanno sempre avuto prezzi abbastanza importanti anche al lancio, boh, Nexus 4, Nexus 5, il 6, il Galaxy Nexus e tutti gli altri avevano comunque prezzi da top di gamma come anche questo, quindi diciamo che quest'anno Google ha detto vabbè, per chi non vuole spendersi i soldi facciamo il 5X che comunque fa il suo e costa 200 euro di meno già ormai. E vi offriamo comunque un'esperienza Google pura, per chi invece vuole proprio un top di gamma sia come touch and feel, come materiali, come design, come hardware, allora abbiamo questo Nexus 6P. Quindi un telefono che nel complesso mi ha colpito piacevolmente, molto buono indubbiamente sotto ogni punto di vista, non ha pecche, quindi mi sento di consigliarlo, magari aspettate un pochino che sicuramente il prezzo scenderà di un centinaio di euro in diciamo poche settimane. Per questo video era tutto, se avete domande particolari come sempre fatemele nei commenti, lasciate un bel like al video, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!